Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale e benvenuti ad un nuovo episodio. Oggi parliamo un po' della scena competitiva dell'RTS. In realtà manca, non abbiamo una scena competitiva degna di questo nome. Questo che cosa ha portato? Ha portato ovviamente ad avere poi un calo, sia in termini di sharing, perché comunque gli ascolti degli RTS sono bassi. Ha portato poi a non avere la possibilità di scoprire questo genere di giochi. Perché? Perché sulle piattaforme come Twitch, Kick, YouTube, non c'è tanta di questa roba. Perché manca un competitivo. E per competitivo non intendo manca solo il PvP. Magari c'è anche il discorso PvP che non è ben coltivato. Manca proprio un sistema dove esistono i pro player, cioè quelli che lo fanno di professione. Voi direte: no, vabbè, ma pro player dei giochi di strategia, ma che stai a dire, ma non è così. StarCraft anni fa era un colosso su questo settore. In Asia lo è tuttora. Cioè, nonostante tutte le problematiche che ha Blizzard, in Asia StarCraft è ancora l'RTS per eccellenza, il competitivo per eccellenza, probabilmente dopo League of Legends ormai, che ha preso il sopravvento soprattutto in Asia. Ma StarCraft lo ha fatto per un periodo e quell'onda non è stata cavalcata da nessun altro gioco. Cioè, StarCraft era l'unico RTS che noi videogiocatori avevamo come scena competitiva. E che cosa ha portato quel filone di StarCraft? Ad avere dei bellissimi giochi, perché era il momento, la gente entrava su Twitch e vedeva StarCraft e diceva: ma che è sta roba? Ah, ma sono giochi di strategia, fammi un po' vedere. E magari si interessava, li comprava, li finanziava. In realtà a noi adesso, come videogiocatori, mancano degli effettivi finanziatori. Perché tutti i finanziatori che noi abbiamo sono finanziatori che si dedicano al single player, che apprezzano il single player. Non c'è quasi nessuno che si dedica interamente al PvP. Sì, poi titoli come Hearts of Iron hanno tanto PvP, ma non è competitivo. Cioè, non c'è una classifica, non c'è un punteggio, non c'è una remunerazione giocando, non ci sono dei premi in gioco per giocare PvP. Non c'è neanche un bilanciamento, se vogliamo dirla tutta, per giocare PvP. Quindi il competitivo ce lo stiamo facendo tra noi, è il competitivo della parrocchia, ma non è quello di cui abbiamo bisogno. Noi non abbiamo un gioco che ci rappresenta. Non c'è. Non ci sta. E questo è un male, perché viviamo in un momento storico in cui è importante essere rappresentati, perché più soldi portano più giochi, portano più contenuti, portano migliori contenuti. Poi questo migliori contenuti tra mille virgolette, perché insomma, non è probabilmente così, ma ci piace sperare che più soldi portano migliori contenuti, ma non è del tutto vero, però speriamoci. C'è stato un tentativo su Age of Empire, ma non è andato benissimo, anche perché da solo non ce la fa. Serve più roba. Ora, che cos'è questa roba che serve? Io spero vivamente che questi due titoli, cioè Gods Warn, che esce nel primo quadrimestre, che unisce la mitologia a l'RTS, quindi vedete con mostri di vario tipo, con un design molto che richiama molto Warcraft, no? Risorse spendibili ridotte all'osso, ma tante unità, tanto counter, tanto beh, anche una bella grafica, effettivamente una grafica accattivante per essere di un RTS. Mi piace molto, vedete, richiama molto Warcraft. Quindi spero che questo gioco sia un lancio a un buon competitivo. Ma quello su cui punto di più è Stormgate. È un free to play che dovrebbe arrivare alla fine del 2024 o di estate, quindi parliamo tra un anno oppure ad agosto, questo non, insomma, ancora non è ben chiaro. È un free to play, quindi quello un po' che serviva, ed è fatto dai creatori di StarCraft. E si sono messi a tirar su un gioco nuovo, un RTS nuovo, ovviamente queste sono immagini alfa, che spero dia un po' di spazio a questo genere, che dia spazio al competitivo, che dia spazio alle persone che dicono: no, ma fammi provare questo gioco, vediamo com'è. Perché gli RTS sono belli, i giochi serie sono belli. Però, logicamente, se non c'è una vetrina, è difficile poi anche ampliare, no, questo settore, ampliare anche i videogiochi, ampliare le idee. Se vediamo i giochi di carte è pieno, vediamo gli FPS è pieno, perché? Perché ci sono tante idee, c'è tanta carne al fuoco, alcuni funzionano, altri non funzionano. Però noi qua ormai siamo arrivati alla fine e abbiamo bisogno di questo, quindi Stormgate e Gods Warn teneteli d'occhio, perché spero vivamente che saranno
la, diciamo, la scintilla che farà riscoppiare gli RTS o comunque i giochi di strategia. Fatemi sapere anche voi nei commenti che ne pensate, se ci sono magari titoli che avete adocchiato anche voi, se secondo voi è un discorso da fare, oppure il competitivo non è quello che serve ai videogiochi di strategia. Ovviamente la mia è un'opinione. E niente, argomentiamo e al prossimo video. Ciao a tutti!